Luis, Daniele, Michele Virgilio e tutti gli altri, abbiamo organizzato questo campus che pensiamo veramente non riuscito, ma riuscitissimo. Ci sono circa 100 bambini che tutti i giorni non fanno che, insomma, divertirsi insieme ad Andrea, perché lui non fa l'istruttore, non vuole insegnare, vuole allenarsi insieme a loro. Quindi è stata una novità anche questa, che mi ricordo quel giorno che con Antonio stavo lì parlando di questo, e Andrea dice: vabbè, vengo, vabbè, Andrea dice: vabbè, tu farai l'istruttore. Non hai capito, Andrea, io mi alleno con i ragazzi, infatti questo sta facendo. Quindi, come vedete, abbiamo messo un po' di roba sul tavolo, ma soprattutto i quaderni ci sono, perché nel pomeriggio i ragazzi fanno lezioni di inglese, poi fanno sfide con la PlayStation, e quindi della mattina è dedicata un po' alla cosa più importante per noi, che è il calcio. Questo magari me ne parlerà Daniele Scatolini, quindi lascio la parola a lui e grazie di nuovo per essere venuto. Buongiorno a tutti. Allora, mi collego a quello che ha detto Maurizio. Intanto parto dal ringraziamento ad Andrea che si è messa a disposizione completa di questa esperienza. Ci dà una grossa mano, diciamo che è una grossa botta di energia per i ragazzi averlo in campo con loro. I ragazzi, come diceva Maurizio, sono 110 bambini per la precisione, pieni di entusiasmo di potersi allenare con un campione come Andrea, che si mette a disposizione dei ragazzi con massima umiltà, simpatia e professionalità. E un campus, come diceva Maurizio, che si struttura in tre fasi: una fase iniziale in cui facciamo delle esercitazioni tecniche divise per fasce d'età, poi c'è la pausa colazione. Nella seconda parte della mattinata facciamo dei giochi, delle gare con i bambini mischiati in squadre. Pausa pranzo, dopo pranzo fanno, come diceva Maurizio prima, corsi d'inglese e poi delle partite di PlayStation per far divertire un po' i ragazzi nelle ore più calde, prima di tornare in campo dalle 16 in poi per fare la fase finale con partitine e tornei vari prima dell'uscita. Diciamo, siamo molto soddisfatti della riuscita di questo campus perché il numero dei bambini è elevato, e la qualità del lavoro è ottima e soprattutto grazie alla presenza di Andrea ci dà lustro, ci regala gioie quotidiane averlo qui al campo con noi. Cosa che ci fa soltanto piacere e onore. Lascio un attimo la parola a Romano, non so se vuole aggiungere qualcos'altro. No, 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 siamo contenti, ringrazio anche Andrea che ci ha dato questa possibilità per i ragazzi, credo che sia un'opportunità, come abbiamo scritto anche sui nostri social, è importante, perché comunque allenarsi con un giocatore che ha giocato in Serie A, che ha giocato in nazionale, per loro è motivo di orgoglio, quindi credo sia un'occasione bellissima, siamo contenti di avergliela data, siamo contenti di aver dato questa occasione a loro. Siamo felici, insomma, di aver trovato un ragazzo che è molto disponibile, molto umile, e quindi bisogna anche far capire questo ai ragazzi, no? Che per arrivare a certi livelli bisogna essere soprattutto umili, e questo è quello che ci sta insegnando Andrea in questi giorni. Quindi lo ringraziamo tutti in maniera speciale. Se vogliamo iniziare con qualche Domande? domanda, Una domanda? se no ridico le cose vostre, no? Io Ciao ringrazio Andrea! Andrea. Diciamo il tuo ruolo nella società, se ce lo puoi un po' spiegare, se il tuo rapporto col presidente. Ma io Antonio lo conosco da tanti anni, Claudio, insomma, che insomma, suo collaboratore, lo conosco da ancora più tempo. E ho sempre avuto rapporti personali con loro, poi diciamo è iniziato un rapporto lavorativo. Io nel Terni FC, diciamo, sono testimonial, sono tifoso, sono un amico della società, e abbiamo organizzato hanno organizzato, perché la parte organizzativa la lascia loro, perché non è il mio forte. Ci è venuta questa idea qualche mese fa, mi hanno detto se ero disponibile a venire qui appunto a lavorare, ad allenarmi con i ragazzi. Per me è una cosa nuova, perché sinceramente non l'ho mai fatto, la prima volta che faccio una cosa così, e soprattutto la prima volta dopo 2 anni che corro e gioco a calcio, perché non avevo più giocato. Infatti i dolori sì, dopo 3 giorni si sentono, però è un bel clima, sono contento, i bambini si divertono, anche durante l'allenamento cerco di dare consigli, ci scambiamo anche battute, risate,
Quello che dicevo anche a loro questi giorni, ho visto comunque tanta qualità nei ragazzi, in un momento, no, che poi abbiamo visto dei vari settori giovanili in giro per l'Italia, della nazionale purtroppo, di come è andato l'Europeo e dei pochi talenti comunque italiani che riescono a emergere e venire fuori. Ho visto tanti ragazzi, già dai più piccoli, ma arrivare ai più grandi, e naturalmente tanti ragazzi che giocano al Terni FC, perché poi sono ragazzi che vengono anche da altre società, però la maggioranza, giusto, Sì. del Terni FC, hanno veramente tanta qualità. Infatti sono contento perché poi quando in campo vedo che gli do indicazioni riescono ad ascoltare, provano a fare quello che gli dico, e secondo me, seppur comunque è un lavoro di 5-6 giorni, secondo me gli può rimanere tanto a questi ragazzi, perché si divertono, creano gruppo, amicizia, e poi anche le esercitazioni che stiamo facendo in questi giorni sono sì divertenti, però hanno tutte uno scopo preciso, no? A seconda del programma fatto dagli allenatori. Quindi sono veramente contento di aver fatto questa esperienza qua. Una domanda io, Andrea, prima Daniele Scavolini e Germano hanno parlato di qualità del lavoro, no? Tu hai parlato di passione, di umiltà. A tuo avviso, nel contesto che abbiamo visto, che ti chiude la nazionale, io credo che l'esperienza del Terni Football Club sia innovativa, sia diversa, sia veramente il tentativo di provare a costruire i calciatori. Cioè, mi sembra una cosa un po' particolare, tu che hai vissuto anche contesti diversi, lo noti questa linea, questa strategia così importante che hanno messo in piedi questa società, Sì, giovane ma già. in primis Antonio ha investito tantissimo, e naturalmente pochi investono nei settori giovanili. Naturalmente le grandi squadre sì, perché hanno necessità, ma comunque le squadre provinciali, le squadre, diciamo, delle regioni, soprattutto in Umbria, perché poi se vai al sud i talenti ce ne sono molti di più, se vai al nord le strutture sono molto più belle, perché comunque hanno più forza per investire. In Umbria in questo momento, e soprattutto te lo dico da una persona che negli ultimi 2 anni ha vissuto in Umbria stabilmente, ce ne sono poche società che investono, comunque che hanno un programma, una programmazione come Antonio, come il Terni FC. Gli allenatori sono preparati, perché comunque sono tutti giocatori che hanno fatto la loro esperienza, giocatori comunque che hanno fatto anche categorie importanti, quindi cambia tanto da un allenatore che magari non ha mai giocato a calcio, oppure ha giocato a calcio solo per pochi anni, e ce ne sono tanti in giro. E questo sicuramente è una differenza importante. Non a caso i risultati in pochi anni, perché il TNFC esiste da pochi anni, sono importanti, e le strutture sono adeguate, e la qualità viene fuori. Quello, guarda, ho detto a Romano l'altro giorno, ho visto tanti ragazzi a partire anche dai 6-7 anni, no? Che comunque non ci si può aspettare che a 6-7 anni c'è un Messi o Certo. una qualità alta, però comunque ho visto ragazzi che sanno calciare, che sanno muoversi, che a livello motorio sono comunque più avanti, secondo me, della media della nostra regione. Perché poi mio figlio adesso ha iniziato a giocare a calcio, e vado a vedere le partite di calcio la domenica, e veramente poco, ma anche a livello motorio pochissimo. Qui invece sono rimasto stupito, perché la percentuale di ragazzi che sanno muoversi, che sanno toccare la palla, che sanno stoppare, che sanno calciare, secondo me è molto più alta. E l'ho visto in pochi giorni, quindi questo. Grazie. Buongiorno, volevo chiedere, da quando faceva il settore giovanile lei, ad oggi, che cosa è cambiato? Forse prima si dava più o meglio, oggi si dà più importanza all'aspetto tecnico e prima magari più all'aspetto fisico, cosa che mi sembra stia percorrendo il calcio spagnolo, no? Nel senso lì non conta il fisico, conta praticamente la qualità del palleggio, la qualità degli scambi, eccetera, che è cambiato da quei tempi ad oggi. Ma io ho un'idea che sicuramente non so se è giusta, ma per me sì, per me lo è. Ne parlavo anche ieri con Roma e con gli altri ragazzi.
Il cambiamento nelle scuole calcio sì, sicuramente il livello si è un po' abbassato, sia della parte degli istruttori che comunque delle strutture, perché sono strutture, io parlo soprattutto dell'Umbria perché è quella che conosco meglio, perché ripeto, gli ultimi 2 anni ho visto tante strutture, ho parlato con tanti addetti ai lavori del calcio umbro. Quello che è cambiato tanto è che per strada i ragazzi giocano poco. Cioè, tu non puoi, in una scuola calcio, un ragazzo che va dai 6 anni fino ai 13-14 anni, comunque il tempo che passa allenandosi in una scuola calcio, seppur di alto livello, seppur con gli allenatori bravissimi, è 6, 7, 8 ore a settimana, perché la mattina comunque hanno scuola e poi dopo ci sono i compiti, ci sono altre cose, eccetera, eccetera. E quello che è cambiato dai miei tempi e comunque è cambiato negli ultimi 15 anni è che prima facevi 1 ora e mezzo di scuola calcio, quindi toccavi il pallone magari 50 volte al giorno, dopo avevi 4-5 ore dopo la scuola calcio che toccavi il pallone 400-500 volte. È quello che è allenante, non è tanto in di per sé, perché la scuola calcio di per sé può fare, sì, sicuramente usciranno, continueranno a uscire dei talenti, sempre meno come abbiamo visto, però quello che cambia sicuramente è che nella settimana l'allenamento non era nella scuola calcio, la settimana l'allenamento era andavi sotto a giocare con i tuoi amici e toccavi il pallone 500 volte al giorno rispetto ai 150-200 volte da scuola calcio. Quella è semplicemente tecnica, tecnica è motoria, Coordinazione anche, no? Immagino. coordinazione, tutto quanto, secondo me è questo quello che è cambiato. Per strada io adesso, ripeto, in Umbria, non posso parlare di altre regioni perché non le vivo, in Umbria io vedo 1/10 dei ragazzi che c'erano quando io ero piccolo e lì era l'allenamento vero, non era l'allenamento da scuola calcio. Perché un allenatore da scuola calcio sì, si può inventare le cose, sì, la costruzione, adesso parlano di costruzione dal basso, però quella è una piccola parte, l'allenamento si fa quando tu fai quel passaggio, quel tiro, quel dribbling 400 volte al giorno, non 100 in una scuola calcio, perché il tempo è limitato. Naturalmente, a scuola calcio 1 ora e mezzo fai l'allenamento e dopo, naturalmente, c'è un'altra squadra che deve subentrare. Andrea, perché hai vestito la maglia azzurra, se non sbaglio, 21 volte, te l'aspettavi? Cioè c'erano un po' di avvisaglie con questa nazionale. Ma ti dico così, sinceramente non me l'aspettavo. Non faccio fatica a dare una spiegazione, perché comunque se non sei dentro lo spogliatoio, ho imparato, essendo stato dentro lo spogliatoio, che da fuori difficilmente puoi capire cosa è successo e cosa anche sta succedendo nel momento in cui nella partita o degli allenamenti se non sei dentro. Quindi non ho sinceramente una spiegazione per questo brutto europeo, però sicuramente sia il CT che la federazione che anche i giocatori dovranno lavorare su questo grande problema, perché comunque 2 volte non sei andato al mondiale, esci al girone europeo, il calcio italiano non se lo può permettere, il movimento calcio italiano non se lo può permettere, non se lo può permettere più, quindi non so, sinceramente non so come possono correre ai ripari, però hanno un po', sì, non hanno tanto tempo, però hanno qualche mese per capire qual è l'indirizzo per poi non far più comunque questi tipi di competizioni così. Ecco, dopo l'Europeo si è scatenata la solita storia sui settori giovanili, troppi stranieri nelle squadre primavera, però abbiamo delle under, azzurre che vincono. Allora, qual è la spiegazione? Sta cambiando qualcosa dal basso? Io me lo auguro, non lo so, sicuramente il calcio italiano, di giocatori italiani, negli ultimi 10 anni è sempre andato in discesa a livello di qualità, sicuramente. Poi ci sono sempre grandi talenti e grandi campioni anche in nazionale, perché la nazionale ha giocatori comunque importanti, l'Under 23 ha giocatori importanti, l'Under 21 ha giocatori importanti. Quello che cambia è che sicuramente devono giocare,
se non giochi fai fatica. Un grande problema secondo me in Italia è la non presenza dell'Under 23, delle grandi squadre, perché adesso abbiamo solo Juventus, Atalanta, quest'anno ne entrano altre due, Milan, sono poche. Io vedevo, ho visto una conferenza stampa che ha fatto Cherubini qualche settimana fa da Brunello Cucinelli. Ha fatto vedere i dati della nazionale spagnola, dei grandi giocatori della nazionale spagnola, Vitor Valdés, Puyol, comunque Morata, tutti i grandi giocatori. Prima di essere grandi giocatori del Barcellona, Real Madrid e tutte le grandi squadre europee e della nazionale spagnola, arrivavano a giocare fino a 100 presenze con l'Under 23 in un campionato serio, cioè in un campionato di Serie B, di Serie C o anche di Serie D, comunque un campionato vero che. Da giovani si raffrontavano con giocatori già esperti e poi hanno fatto la loro carriera nelle grandi squadre. Questo cambia tanto, in Italia non succede, in Italia c'è la primavera e passi la primavera a una prima squadra, il salto è troppo ampio, è troppo grande. Quindi sicuramente se nei prossimi anni dovessero incrementare queste tipologie di squadre, quindi queste squadre che comunque giocano in campionati di Lega Pro, Serie D, Serie B magari, per il mondo calcio, per il campionato italiano, per la nazionale, sicuramente è un miglioramento. Vitor Valdés, prima di essere giocatore del Barcellona, ha fatto 99 presenze nel Barcellona B. Sono tante, e sei pronto per poi giocare nel Barcellona se ha qualità. È la prima esperienza del Summer Camp Andrea Ranocchi, il primo anno insomma, Sì, è prima no, l'idea è nata qualche mese fa. Comunque è una società a cui sono legato, Antonio voglio bene, secondo me sta facendo un grande lavoro perché penso che con la sua passione e con la preparazione dei suoi allenatori e di tutti quelli che ruotano intorno a questa società, nei prossimi anni potrebbe diventare una squadra, una società di spicco del calcio umbro. Quindi ho detto ok, perché no, proviamo. E la scelta è stata giusta perché mi sto divertendo. quindi non è un adagium, l'intenzione è quella anche di Sì, continuare. guarda, questa era, diciamo, per me era la prima volta, quindi per loro già so che hanno fatto negli anni passati, quindi sicuramente se il prossimo anno c'è ancora questa opportunità, assolutamente. È dura, Tocca capire come è sta dura. fisicamente. Mi devo Si allenare un deve po' prima. riparare, se no. Pentito, no. Pentito, no. No, assolutamente no, un po' di dolori fisici, Ah, però sì, almeno dopo ritorno un mai po' in più. forma, dai, ritorno un po' in forma. Andrea, esiste ancora la grande scuola italiana dei difensori? Sì, io credo di sì, naturalmente, ripeto, negli anni la qualità generale è diventata più bassa, però adesso con questo nuovo movimento calcio, no, che si fa, il nuovo calcio è l'uno contro uno, no, che ha lanciato il GASP qualche anno fa e poi i nuovi allenatori stanno andando tutti in quella direzione perché tanto è un ciclo continuo, adesso è questo nuovo movimento, per il difensore centrale è molto importante. E secondo me ci sono in giro talenti italiani che possono far bene. Abbiamo visto adesso Calafiori che è uscito, Bastoni, per Bastoni sembra che già che è già anziano, ma in verità è giovanissimo, ha già fatto tante presenze. Buongiorno, c'è Scalvini, Ruggeri, c'è una base importante. E comunque il calcio italiano per me è il calcio più difficile che c'è al mondo, è il calcio più difficile. Qualcosa all'Inter? Che qualcosa che... Due Niente. tempi sono stati. Ma ho fatto Da un la interista, maggior parte della mia carriera all'Inter, quindi devo tutto a questa società, lavoro ancora per l'Inter, quindi... Sono legato a tutti i ragazzi che sono lì, a tutti quelli che lavorano dietro. Ho passato più di 11 anni all'Inter, quindi ricordiamo. è una società che comunque rimarrà sempre dentro di me
e sono contento che comunque ancora lavoro per loro, quindi è una bella opportunità. Sensazione da opinionista invece? Opinionista mi trovo bene, anche lì è un'altra esperienza, no? nel mio post carriera. Tra l'altro dovremo chiudere ancora un accordo per il prossimo anno con Mediaset, stiamo parlando, quindi è un'altra esperienza, dai, ancora è tutto fa brodo, è tutto un percorso continuo di crescita, no? Una parte della mia carriera, diciamo della mia vita è finita e adesso mi sto riadeguando a quella nuova, ma con grande tranquillità, serenità, l'importante è che il divertimento e l'entusiasmo sono alla base. Bocca al lupo, allora. Grazie.